Allora, buonasera a tutti, sono Nicola Orlando, Istituto per la Ricerca Sociale e membro del direttivo dell'Associazione Italiana di Valutazione, nonché tra i coordinatori del gruppo tematico Politiche Sociali. Insieme a Francesca Piascardigno dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, anche lei è membro del direttivo e tra le coordinatrici del gruppo tematico Politiche Sociali, diamo il benvenuto a questo webinar su valutare l'innovazione sociale nelle politiche di coesione, che conclude la stagione dei webinar 2022 organizzati dai diversi gruppi tematici in cui si articola l'associazione. Vi ricordo che tutti i webinar svolti sono a disposizione sul sito dell'associazione e che anche questo sarà presto disponibile una volta concluso e sistemato la registrazione. E oggi abbiamo invitato Tecla Livi del NUVAP, Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per parlarci di innovazione sociale. Siamo molto contenti di averla con noi. Appunto ci racconterà dell'innovazione sociale che nel corso della programmazione 14-20 è stata integrata all'interno dei regolamenti dei fondi strutturali e considerata tra i principali strumenti per perseguire una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. Tecla dapprima ci introdurrà una definizione di innovazione sociale e poi si soffermerà su alcune iniziative a sostegno dell'innovazione sociale che sono state realizzate a livello nazionale e dalle regioni italiane appunto nel corso della programmazione 14-20, richiamando dove è possibile alcuni metodi e strumenti messi in campo per monitorare e valutare questi interventi, con un'attenzione particolare all'uso degli indicatori. Prima di dare la parola a Tecla Livi, volevo ricordare a chi fosse interessato, che accedendo al sito dell'associazione è possibile iscriversi all'associazione o rinnovare la propria iscrizione qualora, le persone collegate fossero già iscritte per l'anno 2021, possono rinnovare anche l'iscrizione per il 2022. E lasciavo brevemente la parola a Francesca Piascardigno che ci racconta brevemente quelle che sono le attività e le finalità del gruppo tematico politiche sociali della nostra associazione. Grazie. Grazie Nicola, io rubo solo qualche minuto. Intanto ringrazio tutti quanti voi, ringrazio Tecla per questa partecipazione, per questa opportunità che abbiamo noi in questo momento di poter condividere insomma con lei osservazioni, questioni su un tema trasversale e importante come quello dell'innovazione sociale, che non abbraccia solo professionisti del sociale, ma abbraccia anche ampie aree. Statistica, delle scienze pure e a quella umanistica. E come gruppo tematico politiche sociali, noi siamo attivi già da 6 anni e quindi collaboriamo e coordiniamo il gruppo tematico politiche sociali insieme a Daniela Congiu e a Teresa Consoli e poi a Nicola Orlando. Nasce il gruppo tematico politiche sociali, per chi non dovesse conoscere, insomma, come è strutturata un po' la nostra associazione è un insieme di anime che condividono ricerca, condividono passione, condividono anche dal punto di vista proprio empirico e di professione esperienze di valutazione. All'interno di queste anime comunque ci sono dei gruppi tematici e noi appunto ci occupiamo di politiche sociali, che è trasversale come tema. E il gruppo nasce dall'esigenza di affrontare il tema della valutazione all'interno proprio dei contesti, del contesto sociale, in tutte le sue sfaccettature, come approcci, come metodi e come riflessioni di carattere comunque normativo. Io non rubo altro tempo a Tecla, penso che questa sia una grande opportunità che noi abbiamo di avere Tecla con noi, che ovviamente possiamo intervenire, insomma, alla fine quando con curiosità, con domande. Ne approfitto anche per ringraziare in questo momento la partecipazione di studenti che per la prima volta sono con noi, studenti, insomma, imprenditori, tra l'altro, preciso, che fanno parte dell'Università di Malta, dove io sostengo
da un po' di mesi un corso di social innovation, quindi loro in questo momento stanno proprio affrontando i temi che hanno a che fare insomma con le teorie, con le pratiche di innovazione sociale, e quindi credo che per loro sia anche una buona opportunità, Tecla, conoscere te, avere il tuo punto di vista rispetto agli argomenti che hanno affrontato con me durante il corso, anche per avere un riscontro empirico di che cos'è realmente l'innovazione sociale e quali sono i punti di connessione anche con il piano nazionale, il PNRR. Io vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto a tutti, e poi ci rivediamo, ci risentiamo insomma alla fine della nostra, del nostro webinar per intervenire. Grazie. Prego, Tecla, a te. Bene, buongiorno a tutti. Dunque, allora vediamo se riesco, spero proprio di sì, a condividere le diapositive che ho preparato. Allora, sono qua, condividi. Mi confermate che le vedete? Adesso le metto anche in formato presentazione. Ok, ci siamo? Vediamo tutto. Ah, grazie, no, Tecla. Sì, mi sono vista un attimo. Sì, vediamo, perfetto. Ok, mi ero vista. Ok, perfetto. Va bene, allora, devo solo, scusate, capire come si va avanti così. Dunque, sì, mi è stato chiesto di intervenire oggi, e io all'interno del mio nucleo di valutazione e analisi per la programmazione, noi ci occupiamo di programmazione delle politiche di coesione comunitarie e anche dei fondi nazionali, e siamo un nucleo composto da una trentina di persone, ognuna con la propria expertise. Io in particolare mi occupo di tutto quello che è l'ambito sociale, quello che nella programmazione 21-27 è definito l'obiettivo OP4, obiettivo di policy 4, e in particolare dalla scorsa programmazione ho avviato un tavolo. Noi facciamo anche azioni di capacity, di accompagnamento alle amministrazioni e all'intero sistema che gravita attorno alle politiche di coesione, programmazione e attuazione. E nella scorsa programmazione, quella che sta ora finendo, 14-20, ho avviato, su appunto richiesta specifica delle autorità di gestione, un tavolo di accompagnamento all'implementazione delle azioni di innovazione sociale, che, come ha detto Nicola, per la prima volta sono state inserite nella programmazione 14-20, innovazione sociale come tema è stato inserito esplicitamente nei regolamenti. E quindi diciamo, ho monitorato l'implementazione, la programmazione e l'implementazione delle azioni di innovazione sociale nell'ambito appunto delle politiche di coesione 14-20. In realtà il tema era un tema che già mi era caro in precedenza, perché io, prima di lavorare alla presidenza del Consiglio, ho lavorato per tanti anni a Torino, e Torino è una delle città che ha lavorato e sta lavorando ancora molto, e forse tra le prime in Italia, attorno a questo tema, andando a costruire negli anni e ora un interessante ecosistema proprio a sostegno dello sviluppo di queste azioni. Dunque, entriamo un po' più nel merito. Io ho tantissime slide, quindi perché il tema è ampio, poi insomma mi hanno chiesto un po' di anche partire un po' dalle basi, tra virgolette, basi che comunque sono sempre meno chiare ogni volta che parliamo di innovazione sociale, cioè non è che sia così. Insomma, si dice che il concetto di innovazione sociale è un po' un concetto ombrello, e quindi era giusto insomma fare un primo pezzo proprio per cominciare a individuare alcuni primi elementi chiave, alcune dimensioni che caratterizzano l'approccio all'innovazione sociale, le azioni di innovazione sociale.
e che sono funzionali poi anche non solo a costruire progetti o dal lato amministrazione o privato, sociale, insomma, a costruire azioni a supporto all'innovazione sociale, ma sono funzionali anche alla fase poi di monitoraggio e valutazione delle azioni. E quindi ci sarà un primo pezzo appunto dedicato più a tirare fuori elementi comuni dalle azioni di innovazione sociale e un set di criteri che, come ho detto, possono poi aiutarci a definire possibili indicatori per valutare e monitorare l'innovazione sociale. E poi ho una carrellata sulla quale andrò molto veloce di esperienze di innovazione sociale, principalmente esperienze implementate nella programmazione 14-20 a livello nazionale, nelle città e nelle regioni italiane. Allora, andiamo avanti. Come sì, abbiamo già detto, appunto, l'innovazione sociale sta assumendo e ha assunto a partire in particolare dalla programmazione 14-20 un'importanza sempre maggiore in ambito sia di policy ma anche in ambito accademico. E infatti in molti territori italiani sono in corso azioni di innovazione sociale e l'amministrazione si è messa in atto, non so, si è, ha cominciato a confrontarsi con queste azioni di innovazione sociale, spesso azioni che partono anche dal basso, e provando a mettere in campo delle azioni a supporto e a sostegno del sviluppo territoriale delle azioni di innovazione sociale. Però, appunto, come abbiamo detto già nella premessa, non è spesso così chiaro, nonostante questa continua e costante attenzione, crescente attenzione verso il tema dell'innovazione sociale, spesso il concetto non risulta così, chiaro. Per cui io qui vi ho riportato alcune definizioni partendo. Ah, scusate, pensavo fosse andato tutto via, invece no, per fortuna. E partendo, vi ho portato alcune definizioni, partendo proprio dalla prima, diciamo, quella più conosciuta, che è quella del Libro Bianco sull'innovazione sociale. Definiamo innovazione sociale nuove idee, prodotti, servizi, modelli che soddisfano contemporaneamente bisogni sociali, ma creano contemporaneamente nuove relazioni e nuove collaborazioni. Innovazioni che sono buone per la società e accrescono la società, la possibilità di agire della società. Andare avanti, la stessa definizione è traslata nell'ambito del nuovo regolamento del Fondo Sociale Plus, viene in questa programmazione 21-27 il Fondo Sociale assume questo ulteriore aggettivo plus perché all'interno del fondo sociale vengono aggregate tutta una serie di fondi che prima, in un'ottica di semplificazione, fondi che prima erano invece disaggregati, mentre ora sono tutti sotto lo stesso cappello del fondo sociale. La definizione che all'articolo 2, dedicato proprio alle definizioni, viene data dalla Commissione europea è molto importante e ci può aiutare a capire, è una definizione molto larga, proprio perché sotto il cappello innovazione sociale possono rientrare una veramente variegato insieme di azioni che fanno capo a quelli che sono i servizi sociali, ma anche a tantissimi altri ambiti di policy, dalla formazione alla rigenerazione urbana, alle politiche per la salute, l'agricoltura, insomma, vedremo più avanti negli esempi. Quindi guardiamo un attimo questa definizione e io vi ho sottolineato alcune cose che secondo me sono molto importanti. Quindi questa definizione riprende un po' la definizione contenuta nel libro bianco del 2012, del 2010 e
E appunto dice l'innovazione sociale è un'attività che ha a che fare con lo sviluppo di nuove idee, prodotti, servizi, pratiche, modelli, nuove idee, idee innovative che rispondono a esigenze sociali, quindi hanno una finalità sociale, ma contemporaneamente, e questo secondo me è un elemento molto importante che identifica sempre le azioni di innovazione sociale, nuovi prodotti, modelli, servizi a risposta di esigenze sociali, di nuovi bisogni sociali, che creano contemporaneamente nuovi rapporti o collaborazioni. Cosa significa? Che l'innovazione sociale si tratta di azioni che non sono sempre, diciamo, attuate attraverso una molteplicità di attori e di soggetti che si mettono insieme in maniera integrata, portano avanti lo sviluppo di progetti e di azioni, appunto, creando nuovi rapporti e collaborazioni, collaborazioni che vanno da appunto il pubblico, il privato, come dice anche la definizione più avanti, collaborazioni tra pubblico, società civile, organizzazioni non profit, private, eccetera. Fornendo un beneficio alla società, quindi rispondendo alle esigenze sociali o ai bisogni non soddisfatti, della società, ma contemporaneamente promuovendo la capacità di agire della stessa. A me questo, ultimo pezzo della definizione è, quello che mi ha spinto nel tempo ad approfondire questo tema, perché, trovo molto, importante questo, diciamo, questo elemento che è contenuto all'interno dell'innovazione sociale, che è quello dell'apprendimento. Apprendimento istituzionale, ma apprendimento anche della società, dei cittadini, della società civile, delle organizzazioni, cioè il fare, il portare avanti, il costruire azioni di innovazione sociale è importante perché si prova in maniera più efficace a rispondere a bisogni sociali a cui fino ad ora non c'era risposta o le risposte non erano così efficaci. Ma contemporaneamente le azioni di innovazione sociale creano un apprendimento. Io, nelle amministrazioni che si mettono in relazione con le organizzazioni in queste, diciamo, in questi processi, ma anche nelle organizzazioni private, nella società. Un apprendimento che secondo me è veramente molto importante. Io l'ho visto in azione a Torino, dove l'amministrazione da tempo si è messa in dialogo con le realtà del no profit e anche la società civile per provare a costruire nuovi servizi e nuovi progetti nell'ambito della rigenerazione, ma anche nell'ambito sociale, nella rigenerazione urbana, ma anche nell'ambito sociale. E a seguito di questo dialogo che si è creato con il territorio, io ho visto proprio l'amministrazione di Torino cambiare, trasformarsi da un'organizzazione a, come si dice, silos, a settori, a un'organizzazione più integrata, più dialogante e insomma, cambiare la propria modalità di intervenire sul territorio e questo grazie proprio a questi nuovi rapporti che si sono creati nello sviluppo, nel tentativo di supportare lo sviluppo di progetti di innovazione sociale. Questa, come abbiamo detto, la Comunità Europea ha svolto da tempo un ruolo molto importante, propulsivo e di sostegno in materia di innovazione sociale attraverso diverse modalità, oltre che chiaramente destinando fondi prettamente dedicati allo sviluppo dell'innovazione sociale, tra cui il più importante è EASI, che ora è
all'interno del nuovo regolamento del Fondo Sociale Plus, ma anche svolgendo attività di networking e di scouting visibilità. Per esempio, dal 2012 la Comunità Europea organizza ogni anno una competizione tra tutti i paesi, gli stati membri, proprio per stimolare lo sviluppo di soluzioni di innovazione sociale a risposta dei cambiamenti della società e dei nuovi bisogni che questi cambiamenti creano. Qui troviamo già qualche criterio che ci può aiutare a definire che cos'è veramente l'innovazione sociale. Sono i criteri che la Commissione europea si dà nel scegliere all'interno degli Stati membri i progetti da premiare ogni anno. Quali sono? Naturalmente il grado di innovazione, no? Abbiamo detto che l'innovazione sociale crea nuovi progetti, modelli, pratiche, eccetera, a risposta di bisogni finora che non trovavano una risposta. E quindi affronta un reale problema sociale, ambientale in maniera più efficace, in modo nuovo e innovativo. Queste sono alcune delle domande che la Commissione si pone nello scegliere i progetti nei vari stati. I punti su cui fa attenzione sono appunto l'innovazione, la sostenibilità dal punto di vista finanziario e chiaramente anche ambientale, la possibile scalabilità delle azioni a livello di territori più ampi, se non a livello europeo. Più avanti, ma qui vado un po' più veloce, vi ho portato il link alle ultime edizioni. Ogni anno il tema è un po' differente, sempre nell'ottica di dare visibilità ai progetti di innovazione sociale. Nel 2021 è in atto, diciamo, la valutazione dei progetti che saranno i vincitori dell'edizione 2022. Nel 2021 la Commissione ha voluto ragionare intorno al tema delle nuove competenze per il futuro, soprattutto green e digital. Qui vi ho riportato semplicemente un progetto che ha vinto l'edizione italiano, che ha vinto l'edizione del 2018 della competizione europea, un progetto di innovazione sociale per un turismo per le categorie di soggetti con forme di disabilità. Ma scusate, corro un po', ma veramente ci sono tante, poi per carità sono disponibile a qualsiasi domanda. Andiamo un po' più nel merito, come abbiamo detto. La Commissione ha svolto un ruolo di sostegno allo sviluppo dell'innovazione sociale e, sempre come abbiamo detto, a partire dalla programmazione 14-20, il tema dell'innovazione sociale è stata integrata esplicitamente nei regolamenti. Qui vi ho riportato semplicemente l'articolo 9 del regolamento del Fondo Sociale 14-20 e le principali sfide che la Commissione europea ha inteso affrontare attraverso azioni di innovazione sociale. Queste sono alcune, ma non, ripeto, è un ambito, tocca veramente moltissimi ambiti, dalla salute all'invecchiamento della popolazione, l'inclusione sociale, il welfare, il contrasto alla povertà, chiaramente, ma anche ambiti più legati all'istruzione e formazione, quindi prevenzione dell'abbandono scolastico o anche della sostenibilità ambientale. Nella programmazione 2021-27 nuovamente troviamo sottolineata all'interno dei regolamenti l'importanza dell'innovazione sociale per affrontare le principali sfide e i cambiamenti in atto all'interno della società europea e nell'articolo 14 del nuovo regolamento del Fondo Sociale Plus la Commissione prevede la possibilità di implementare due differenti tipi di azioni di innovazione sociale, ovvero appunto azioni di innovazione sociale così come definite
nella definizione di cui vi ho, che vi ho riportato precedentemente e lo scalato di approcci innovativi, prima testati su scala ridotta, ovvero sono sperimentazioni sociali che attuate nell'ambito della programmazione precedente o nell'ambito dei finanziamenti destinati in modo specifico per l'innovazione sociale dalla Commissione europea e gestiti in maniera diretta dalla Commissione europea. E testati e valutati a livello a livello locale e a cui si proverà a dare diciamo una scalabile a scalare. Noi sappiamo che l'innovazione sociale è generalmente molto legata ai territori, ma molto, è un'azione molto legata al contesto molto contestuale e alla prossimità, ma attraverso anche tutta una serie di operazioni, di percorsi valutativi, alcune azioni, si proverà a scalare alcune azioni testate precedentemente a livello un po' più ampio. Qui vabbè, sono cose molto tecniche che non credo neanche che. Ora io adesso qui vado un po' veloce perché poi potete anche andarvela a ricercare e vorrei tirare fuori appunto alcuni criteri comuni per identificare appunto le azioni di innovazione sociale, partendo da una guida all'innovazione sociale pubblicata dalla Commissione europea nel 2013, proprio in vista dell'inserimento all'interno dei nuovi regolamenti 14-20 del tema dell'innovazione sociale. In questo caso la Commissione europea ha identificato una serie di criteri proprio per la selezione. Scusate che qui mi sembra che dovete, io non vedo, non vi vedo nello schermo, quindi se c'è qualche mano alzata, così dovete avvisarmi aprendo Sì, l'audio. va bene, ecco. Sì, Sì. perché non vedo niente. Ok, e appunto dicevo, ha identificato una serie di criteri proprio per definire i progetti di innovazione sociale. Qui più avanti c'è diciamo una lista di criteri che vanno da appunto, come abbiamo visto anche precedentemente, il tema della innovazione, dell'innovatività dei progetti. Se l'obiettivo è un obiettivo sociale, quindi se si pone un obiettivo, se affronta un obiettivo sociale, un bisogno sociale, una sfida sociale. Anche i mezzi sono importanti. Quali mezzi vengono utilizzati nei progetti di innovazione sociale per rispondere ai bisogni sociali, mezzi si intende, risorse umane, governance, anche i mezzi, diciamo, in genere, vengono considerati proprio perché, i progetti di innovazione sociale, hanno un'attenzione anche alla governance, a una governance partecipata, tra tutti i soggetti e quindi, che coinvolge spesso tutti gli attori di un territorio e anche questo è un elemento molto importante per identificare l'innovazione sociale. E poi la possibilità, come abbiamo detto, di scalare i progetti dal contesto specifico, dal contesto locale a un livello più grande. E infine la sostenibilità, altro elemento abbastanza cruciale. Qui vi ho riportato un lavoro molto interessante fatto dalla Fondazione Brodolini che nella programmazione 14-20 ha avuto l'incarico da parte della DG ENPL della Commissione europea di analizzare in tutti gli stati membri l'approccio che gli stati membri nel 14-20 hanno avuto all'innovazione sociale e sulla base di questo la Fondazione Brodolini in questo veramente interessante studio che trovate in rete
ha classificato in tutta una serie di categorie concettuali la definizione di innovazione sociale. Quindi, partendo dalle caratteristiche chiave, ovvero la novità, l'innovazione e la rispondenza a bisogni, esigenze sociali, gli obiettivi, ovvero sono sempre progetti che hanno una missione sociale e che si pongono una finalità e un risultato sociale, alle azioni di processo, che è sempre un processo che coinvolge molti attori ed è un processo che si svolge sempre attraverso molti step. Altre condizioni importanti sono quelle dell'ecosistema che si crea attorno ai progetti di innovazione sociale e quello della governance, che è sempre una governance multi-stakeholder e spesso i progetti di innovazione sociale nascono anche dalla creazione di reti e network che li sostengono e provano a svilupparli. Qui ci sono riportate nuovamente tutte le categorie di cui ho parlato prima, sempre di questo studio di cui vi ho messo anche il riferimento se voleste andarlo a vedere, che come ho detto ha mappato le azioni di innovazione sociale implementate da tutti gli stati membri e le ha poi classificate secondo tutta una serie di dimensioni che le caratterizzano. E queste dimensioni che sono state individuate e che appunto toccano i progetti di innovazione sociale, alcune più, alcune meno, ma si ritrovano nei progetti di innovazione sociale, no? Dalle principali appunto innovazione, risposta a un bisogno sociale, governance, eccetera, sono poi anche le categorie che ci possono essere molto utili in un momento in cui vogliamo andare a valutare le azioni di innovazione sociale e ci poniamo la domanda di quali sono gli indicatori, di quali sono anche le dimensioni principali dei progetti che vogliamo valutare e che vogliamo mettere in evidenza. Ve l'ho riportato perché secondo me era molto importante appunto mettere in evidenza tutte queste categorie, queste dimensioni che rappresentano bene l'innovazione sociale. Qui ve le ho riassunte, innanzitutto alcuni mettendo insieme, partendo da tutta una serie di studi, tra cui alcuni di cui vi ho raccontato, ho cercato di mettere insieme alcuni aspetti comuni ai progetti di innovazione sociale. Innanzitutto, spesso, diciamo, come abbiamo detto, l'innovazione sociale si caratterizza per una elevata varietà e anche complessità, per cui spesso le definizioni, la definizione sono sempre molto larghe, proprio a cercare di coprire e andare a interessare questo ampio variegato insieme di azioni che vanno sotto il cappello dell'innovazione sociale. Principalmente la finalità è quella di soddisfare i bisogni sociali e l'output sono, come abbiamo già detto, nuove idee, prodotti, servizi, modelli, ma anche e contemporaneamente e io direi anche sempre nuove strutture relazionali di tipo collaborativo e nuove modalità organizzative, modalità organizzative nella rete che si va a creare proprio per implementare progetti di innovazione sociale, quindi modalità organizzative che vanno da nuove modalità organizzative della pubblica amministrazione che si riorganizza proprio per rispondere a queste esigenze di supporto a progetti di innovazione sociale e nuove modalità organizzative anche nelle realtà della società civile che si mette insieme per provare a implementare, a costruire e implementare progetti di innovazione sociale.
di nuovo troviamo l'elemento novità, innovazione, no? Nuovi prodotti, nuovi servizi che in precedenza o non esistevano oppure in precedenza non erano in grado di soddisfare in maniera adeguata i bisogni a cui i progetti di innovazione sociale provano a rispondere. Sostenibilità, il tema della sostenibilità è molto importante, non mi riferisco soltanto a una sostenibilità chiaramente molto importante, ambientale, ma o anche economica, ma anche sostenibilità ha a che fare col concetto del un'idea che funziona meglio delle soluzioni precedenti e quindi un uso efficace delle risorse per il conseguimento di un risultato sociale. Come vi ho detto, la sostenibilità è una componente essenziale e tipica dell'innovazione sociale che la distingue dalle pratiche tradizionali, no? Di servizi sociali e rimanda anche alla dimensione imprenditoriale dell'innovazione sociale, spesso portata avanti da forme più o meno comunque forme di economia sociale o impresa sociale nelle sue veramente anche lì variegate forme. Altri elementi sempre comuni, quello che accomuna i processi, diciamo, i progetti di innovazione sociale sono e il processo altrettanto importante, oltre veramente al risultato ultimo, no? Perché il processo che porta alla produzione di un certo output, che abbiamo visto, sono appunto output nel senso di che risponde a dei bisogni sociali, è fondamentale nel conseguimento di quello che definiamo risultato sociale. Perché? Perché il processo è un altro dei risultati sociali, dell'innovazione sociale, scusate il bisticcio di parole, perché sono un risultato altrettanto importante, sono queste nuove relazioni che si creano, i nuovi assetti di governance che si creano, il capitale sociale della società, delle organizzazioni che si attiva per rispondere a questi bisogni sociali e questo aumento della capacità di azione della società. Quindi il processo diciamo, rappresenta un risultato altrettanto importante e non va dimenticato, si tratta sempre di processi di innovazione sociale. Ugualmente importante e anche che distingue i progetti di innovazione sociale è l'elemento della governance che si fonda sempre sulla relazione e sulla collaborazione tra numerosi e diversi attori, quindi ha sempre un approccio multi-stakeholder e naturalmente anche l'elemento, il tema degli attori. In una recente rassegna che abbiamo fatto di valutazione sull'innovazione sociale, abbiamo visto come uno dei temi che emergeva con più importanza era proprio quello dei nuovi attori, attori che prima non esistevano, che si mettono in gioco nell'ambito dei progetti di innovazione sociale proprio per rispondere ai bisogni. Facendoci capire proprio come l'innovazione sociale abbia una spiccata dimensione collettiva. Sono sempre progetti con una diciamo, dimensione molto importante di collettiva, di collaborazione tra soggetti, di relazioni, reti, network. Naturalmente, se c'è qualcosa di non chiaro, fermatemi, guardo solo un attimo il tempo, aiuto. Qui vi ho messo anche qualche elemento di criticità importante sia per diciamo, mettere in luce anche i possibili limiti dell'innovazione sociale, ma anche in un'ottica di valutarne poi i risultati sul territorio, appunto sono limiti e rischi che secondo me bisogna avere ben presente.
Innanzitutto abbiamo detto che l'innovazione sociale ha a che fare molto con il tema della prossimità e ha a che fare molto sono sempre azioni molto legate ai contesti, nascono dai contesti, dal basso, quindi sono sempre molto legate ai contesti e la dipendenza dai contesti può rendere l'innovazione sociale incline ad acuire le diseguaglianze territoriali. Perché? Perché dove, diciamo, c'è una società civile che è più attiva, è possibile sviluppare progetti di innovazione sociale, laddove invece c'è una società civile meno attenta, meno presente, è più difficile sviluppare progetti di innovazione sociale. In realtà io ve lo riporto come limite dei progetti di innovazione sociale, ma in realtà noi nella programmazione 14-20, nel costruire il programma 14-20 città metropolitane che interviene sulle 14 città metropolitane italiane, abbiamo proprio fatto una scommessa che partendo dalla consapevolezza di questo rischio, no, della possibilità delle azioni di innovazione sociale di acuire invece che includere le diseguaglianze territoriali, invece che andare verso la coesione, acuire le diseguaglianze territoriali, noi abbiamo invece nel costruire il metro 14-20, abbiamo proprio scommesso che era possibile avviare azioni di innovazione sociale anche sui territori nei contesti più problematici, dove magari vi è una società civile o dove ci sono degli ecosistemi meno forti a sostegno dell'innovazione sociale. E questo appunto confidando nella possibilità di costruire reti non più soltanto locali, ma a livello anche nazionale. E questo diciamo un po' nell'ambito del PONMETRO, che come ho detto interviene nelle 14 città metropolitane, è avvenuto perché le città che erano più avanti, quali per esempio Torino, Milano, Bologna, che avevano già lavorato in precedenza sul tema e quindi avevano costruito un ecosistema in grado di sostenere queste azioni, un ecosistema forte, una società civile che si era già anche impegnata nell'ambito dell'innovazione sociale, e la scommessa era proprio che queste città un po' più forti potessero in qualche modo passare, creando delle reti con le altre città, diciamo, sostenere lo sviluppo anche nei territori, nei contesti più problematici. Però questo è un rischio che, secondo me, nel conoscere il tema dell'innovazione sociale va tenuto ben presente. Infine, altro limite o possibile rischio dell'innovazione sociale è quello della possibile selettività implicita nell'innovazione sociale. La capacità di attivazione privilegia capacità che raramente sono proprie di gruppi più deboli e marginali. Alcuni studi gli innovatori sociali, coloro che si impegnano a costruire progetti di innovazione sociale, li rappresentano spesso come appartenenti persone giovani, spesso laureati. E comunque, e questo può determinare appunto una possibile selettività, attori, ovvero che vanno a intervenire non toccando invece le fasce più deboli e marginali. Ripeto, sono, diciamo, possibili criticità che secondo me vanno appunto tenute presenti ugualmente come diciamo, tutte queste le caratteristiche anche di cui ho parlato prima, positive. Qui vi ho riportato una recente ricerca di Nesta
che ci dà invece delle categorie per capire un altro tema importante e un'altra questione che sarebbe interessante anche andare a valutare dei progetti di innovazione sociale, quanto l'innovazione sociale è veramente inclusiva, pensando appunto a quanto vi ho detto prima, no? Che spesso è portata avanti da soggetti comunque spesso laureati o comunque non appartenenti alle fasce deboli e marginali, spesso. E quindi una riflessione che sarebbe interessante andare a vedere realmente nei progetti implementati è quanto veramente le azioni. Sembra un po' paradossale, ma quanto realmente le azioni di innovazione sociale riescono poi a essere realmente inclusive. E qui ci sono una serie di categorie e domande che possono essere, diciamo, interessanti e da porsi in un momento in cui vogliamo andare a valutare questo tema, quello della inclusività delle azioni di innovazione sociale. Ora io vorrei partire, questa slide è vuota, boh, non so come mai, le altre sono più piene. Vabbè, non importa. Vorrei appunto. Vabbè, non importa. Partire con una carrellata, visto che vorrei lasciare poi alla fine qualche momento proprio per le domande, anche Sì. perché sì, Ah, te, va bene. Sì, va bene. Se sono andata un po' più prevedi, poco. no, 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 se vai avanti, appunto, poi prevediamo magari 10 minuti finali in cui Esatto. vediamo qualche domanda. Ok, va bene. Esatto. E quindi adesso ho tutta una serie di progetti per raccontarvi un po' come è stata implementata. Mi dispiace questa diapositiva qua risulta in bianco, non importa. Ma noi andiamo avanti lo stesso. In Italia il tema è stato trattato, come abbiamo già detto, in maniera molto trasversale, toccando molteplici e diversi ambiti di policy. Il principale è chiaramente quello che si rivolge ai servizi sociali e al welfare territoriale, ma numerosi altri sono gli ambiti di policy che vanno dall'inserimento lavorativo, in particolare delle fasce deboli più svantaggiate, a quello della salute, a quello dell'istruzione, formazione, a quello della rigenerazione urbana e agricoltura, eccetera. Ecco, vabbè, comunque mi dispiace queste slide, forse siccome ne ho tante sono un po' pesanti. Comunque. E forse non carica le immagini, ma qui c'era un grafico appunto che dava una distribuzione dei diversi ambiti di policy dell'innovazione sociale nelle politiche di coesione 14-20. Nelle politiche di coesione 14-20, in un monitoraggio che io ho fatto in questi anni, diciamo, sono state allocate circa 400 milioni di euro in tutta Italia e nelle diverse regioni e a livello nazionale invece circa altrettanti, un po' meno di 300 milioni. Va bene, infatti non carica bene, mi dispiace. E, ok, ecco qui abbiamo questo grafico che vi fa vedere, diciamo, i principali settori su cui sono stati implementati nell'ambito dei fondi strutturali progetti a supporto dell'innovazione sociale. Come ho detto, il primo è il più importante, il principale, quello dei servizi di welfare, poi viene inclusione attiva, inserimento lavorativo, naturalmente sostegno all'economia sociale e al terzo settore e istruzione e formazione, anche una piccola parte di modernizzazione della pubblica amministrazione e così via. Qui sono vari soggetti, vari
settori che sono stati toccati da azioni di innovazione sociale in questa programmazione 14-20, ma anche in generale, turismo, non avevo detto prima, appunto agricoltura, welfare, istruzione, formazione, salute, eccetera. Adesso vi faccio una carrellata, tra tutti i programmi a livello nazionale. Il più importante programma che ha implementato azioni a sostegno dell'innovazione sociale è stato il Programma Operativo Nazionale Plurifondo, perché è FES e FSE, i due fondi, FES e FSE, Programma Città Metropolitane 2014-20, che appunto si indirizza alle 14 città metropolitane italiane. In diversi ambiti che vanno dal digitale all'infrastrutturazione e anche all'ambito dell'inclusione sociale. E il programma utilizza proprio l'approccio dell'innovazione sociale per diciamo, farsi un po' indietro lato amministrazione e sostenere invece l'attivazione della società civile, dell'economia sociale, del terzo settore nello sviluppo di progetti a risposta di bisogni sociali finora che non hanno trovato risposte efficaci e rispondenti. Qui ho riportato alcuni esempi. Milano, per esempio, ha finanziato la scuola dei quartieri, un interessante progetto di percorsi di formazione e anche accompagnamento alla costruzione di progetti anche imprenditoriali che partissero da cittadini e realtà del terzo settore, formali o informali, significa normali cittadini che avevano un'idea, oppure anche realtà del terzo settore un po' più strutturate, e offrivano percorsi di formazione e a step successivi anche di finanziamento per l'implementazione di progetti. Appunto, due obiettivi: far nascere progetti e servizi ideati e realizzati dai cittadini per rispondere a bisogni appunto dei quartieri e della vita dei cittadini e provare a diciamo, rigenerare alcuni ambiti territoriali valorizzando però le energie dal basso. Secondo me è un progetto molto interessante proprio perché anche diciamo, risponde un po' no, a questa scommessa di come dire, secondo me è già un risultato importante permettere, dare degli strumenti ai cittadini per costruire dei progetti, al di là del risultato poi finale, no, che è quello di rispondere a un obiettivo sociale, ma anche solo le competenze che un cittadino che decide di impegnarsi nella costruzione di un progetto per rispondere a dei bisogni del proprio quartiere, del proprio ambito. Le competenze che acquisisce sono competenze che non solo servono allo sviluppo di quel progetto, ma anche possono essere messe in gioco successivamente nel trovare un lavoro o nel proprio lavoro. Così. Io ho in corso proprio un percorso di valutazione su alcune specifiche azioni di innovazione sociale. E uno dei temi che mi piacerebbe proprio andare ad indagare è proprio questo, ovvero quali sono queste competenze che partecipare a percorsi e processi, no, di costruzione di progetti di innovazione sociale offrono agli attori che si mettono in gioco e queste competenze sono state poi spese in altri ambiti o nello stesso ambito. Non so, trovo un tema molto stimolante. Quindi, appunto, a chi si rivolge, semplici cittadini, chi ha già un progetto, chi ha solo un'idea o chi vuole giusto impegnarsi. Qui un po' il meccanismo che vi ho detto, formazione e poi piccoli finanziamenti e accompagnamento allo sviluppo e all'implementazione dei progetti.
Qui alcuni degli esempi, bar di quartiere, portineria sociale, un'edicola mobile, Bella Dentro, una start-up che va a raccogliere nei mercati la frutta brutta ma buona per poi ridistribuirla nelle reti. Scusate, vado un po' veloce perché insomma ci sono tanti esempi interessanti. Libreria Itinerante che diventa anche, diventa anche poi momento e strumento per creare l'esame, presenta relazioni in quartieri dove le librerie stanno tendenzialmente scomparendo e ugualmente le edicole. Qui vi ho riportato l'esempio di Torino, Torino Social Factory. Anche Torino ha attivato progetti a sostegno dello sviluppo di progetti di innovazione sociale attraverso un percorso di accompagnamento allo sviluppo di progetti, anche questo che si svolgeva a step, un primo step di proposta e un secondo step invece più di accompagnamento concreto allo sviluppo di progetti anche imprenditoriali e che poi potevano ricevere un contributo dai 50 ai 140 mila euro per lo sviluppo e l'implementazione effettiva dei progetti. Qui vediamo dove sono intervenuti in tutta la città, tendenzialmente in tutte le aree della città e comunque in tutte le aree, diciamo, periferiche, Mirafiori Sud, Mirafiori Nord e Barriera di Milano. Lo dico perché io sono di Torino, quindi posso leggere la piantina anche con una conoscenza diversa. E, per esempio, questo è un progetto finanziato da capo, un negozio che commercializza abiti usati, ma soprattutto lavora per l'inserimento lavorativo di donne in condizioni di fragilità. E quindi diciamo doppia funzione, contribuire a un'economia circolare e anche all'inserimento lavorativo di donne con situazioni di svantaggio o di fragilità. Questo è un altro bel progetto, Cucù, nel quartiere di San Salvario e un centro di servizi e attività per la famiglia. Sviluppato appunto in questo quartiere San Salvario, che offre tutta una serie di servizi a misura di famiglia, da un baby parking a uno spazio gioco, a un co-working per i genitori e a varie attività e percorsi formativi, educativi e uno spazio di accoglienza per le mamme, eccetera. Ancora vado avanti, questo è un altro progetto molto interessante, sempre a Torino, portineria di comunità, spaccio di cultura. La sede è in una edicola in disuso nel quartiere di Porta Palazzo, è un progetto molto interessante che si trova tra l'altro declinato in vari modi anche in altre città italiane e un progetto che lavora anch'esso sul inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati che svolgono questo ruolo di portinai di comunità che vanno da piccoli lavoretti per il quartiere, per gli anziani, faccende quotidiane, insomma, un progetto molto interessante che tra l'altro in quell'ottica di scalabilità dei progetti, si sta provando a Torino a scalare anche in altri quartieri. Lo stesso progetto, ecco, questo, vediamo alcuni servizi, la spesa, piccoli lavori di sartoria, pacchi, ritiro pacchi, posta, piccoli lavori di manutenzione, e, cani, dog sitting, pulizie, insomma, un progetto molto interessante. Molto interessante. Altri sono questi, non solo pane, non di solo pane, anche esso sempre di inserimento lavorativo per soggetti fragili nell'ambito della produzione di prodotti di panetteria, però in una filiera corta, cortissima, anche perché hanno comprato tutta una serie di terreni attorno a Torino.
Insomma, sono tutti progetti molto interessanti. A Napoli ugualmente, sempre nell'ambito del Pometro, di nuovo un progetto simile, diciamo, avviato dall'amministrazione della città proprio a sostegno di progetti di innovazione sociale, anch'esso prevedeva un accompagnamento, elemento molto importante, sempre l'accompagnamento, no? Soprattutto perché se i beneficiari sono gruppi informali o cittadini, l'accompagnamento diventa un elemento molto importante affinché poi i progetti siano realmente implementati e sviluppati. Gli ambiti sono quelli che abbiamo sempre detto: welfare, cultura, inclusione, inserimento lavorativo, turismo, eccetera. Questo, vi dicevo, è una forma simile a quella del portinaio di comunità, il maggiordomo di quartiere, è un progetto interessante della Regione Liguria, molto interessante, finanziato dal Fondo Sociale nel 14-20, un progetto appunto di welfare territoriale che è volto a sostenere, indirizzato alle categorie di soggetti più fragili e appunto per l'inserimento lavorativo, come ho detto, diciamo da piccoli lavoretti per il quartiere a sostegno alla conciliazione vita-lavoro per le famiglie, insomma molto interessante proprio perché diciamo lavora a livello di prossimità di quartiere, ma lavora anche in maniera integrata con azioni di inserimento lavorativo di soggetti fragili. We Care è un'intera strategia che la Regione Piemonte ha avviato nel 14-20, partendo da un'idea molto interessante e che vede il welfare, l'ambito sociale, come ambito di sviluppo e di crescita al pari di altri asset territoriali che determinano appunto fattori di sviluppo territoriale. Molto interessante, la Regione Piemonte ha messo 20 milioni di euro tra il Fondo Sociale e il FESR proprio a sostegno e sviluppo di politiche di azioni a supporto dell'innovazione sociale. Gli obiettivi erano stimolare appunto la formazione di reti sui territori per rispondere a bisogni sociali, sperimentare nuovi servizi innovativi integrati in rete tra gli ambiti sociali distretti e il terzo settore e il territorio e avviare iniziative di impresa sociale ed impresa a impatto sociale. Interessante, la Regione ha previsto anche una quinta linea di finanziamento proprio dedicata, tutta dedicata all'accompagnamento. Più avanti ci sono, qui vabbè, sono i fondi che sono stati messi, la dotazione dei vari progetti. Questo è uno dei progetti finanziati a Val di Susa e Val Sangone, indirizzato a diversi obiettivi, sia obiettivi di sviluppo di servizi sociali in ambiti territoriali in via di spopolamento, come sono le borgate montane, e a creare nuove reti in un percorso che ha visto di coprogettazione, che ha visto tutti gli attori operanti all'interno di queste valli delle montagne del Torinese, proprio in mettersi in rete alla costruzione di progetti di innovazione sociale e per l'implementazione di servizi sociali innovativi. Dunque, scusate, guardo l'ora, ma devo andare molto avanti, quindi vi faccio vedere di nuovo un altro progetto. In questo caso è sempre una strategia complessiva avviato dalla Puglia che ha promosso di nuovo, ha costruito un programma per la promozione dell'innovazione sociale e dell'economia sociale in Puglia, mettendo una quota consistente di risorse
60 milioni di euro, sempre dal Fondo Sociale e FESR, con questi obiettivi, sempre provare a rispondere, a trovare, a costruire con il territorio e in rete, trovare risposte nuove a progetti, a problemi e bisogni sociali antichi e nuovi, sviluppare economia sociale e mettere a sistema tutte le buone pratiche e le iniziative già in atto sul territorio per provare a sperimentare nuove partnership pubblico-privato e nuovi servizi di welfare sul territorio. Scusate, devo andare avanti un po' in fretta, ma insomma poi mi potete fare delle domande. Scusa, pensavo magari se tu vuoi, visto che appunto come hai detto cioè il tempo si sta riducendo, se vuoi magari dire qualcosa sugli indicatori e poi magari vediamo se riusciamo a fare qualche domanda, dimmi tu, insomma, potrebbe essere comunque... Sì, va bene, va benissimo. Allora, qui c'è anche la Regione Umbria ha avviato una scuola di innovazione di innovazione sociale, mettendo a contatto la pubblica amministrazione con le reti del territorio, esempi in Campania, sull'housing sociale in Calabria, sul welfare culturale, i migranti, invecchiamento attivo, la disabilità, questi è per farvi vedere un po' tutti gli ambiti, la salute, l'abitare di nuovo solidale, gli anziani, le cure e di nuovo gli anziani, la rigenerazione urbana, migranti, insomma, non mi viene il contrasto alla povertà educativa minorile, il digitale, insomma, come abbiamo detto, i progetti di innovazione sociale sono molto trasversali e toccano veramente tutti gli ambiti. Veniamo un attimo a alcuni possibili indicatori per valutare l'innovazione sociale e così finiamo e poi lascio spazio alle vostre domande. Diciamo sulla base di quello che è previsto nell'ambito del regolamento del Fondo Sociale Plus, quattro sono i possibili insiemi di azioni che è possibile portare avanti nel 21-27 nell'ambito dell'innovazione sociale e sono relativi a promozione di partenariati e approcci collaborativi, ovvero interventi volti a favorire la collaborazione tra multilivello e tra più attori nell'ottica di sviluppare ecosistemi di innovazione a sostegno dell'innovazione sociale a livello locale, regionale o nazionale, la sperimentazione sociale, ovvero progetti testati prima, sviluppati e implementati prima su piccola scala, valutati e scalati poi a un livello più importante, da regionale a nazionale, appunto. Dalla scala ridotta a una scala più ampia e infine naturalmente quello tipico dell'innovazione sociale, ovvero servizi innovativi in ambito sociale indirizzati a determinati gruppi. Sulla base di questi elementi, a partire da questo insieme di azioni, è possibile individuare un quadro logico di intervento dell'innovazione sociale e di conseguenza anche provare a definire alcuni indicatori in grado di monitorare e quindi valutare i progetti di innovazione sociale. Possibili indicatori possono essere appunto il numero di, come abbiamo detto, le reti sono molto importanti, rappresentano uno dei risultati ugualmente importante quanto l'outcome no, fisico, reale poi dell'innovazione sociale, quindi il numero di reti implementate a tot mesi dalla fine del progetto.
il numero di partecipanti coinvolti in servizi innovativi. Ugualmente abbiamo detto che anche il numero di attori, la società coinvolta, le relazioni che si creano sono ugualmente importanti nell'ambito e sono uno degli elementi che caratterizzano l'innovazione sociale e quindi sono ugualmente importanti. Oppure il numero di progetti di innovazione sociale che hanno adottato strumenti o pratiche innovative. Qui insomma trovate un elenco di possibili e ma non esaustivi chiaramente indicatori che possono andare a monitorare poi i progetti di innovazione sociale. Sono tentativi perché noi stiamo lavorando in un gruppo proprio per definire alcuni indicatori, ma non è un lavoro semplice, soprattutto per l'estrema varietà dei progetti di innovazione sociale. Per cui è difficile a priori, se non andare banalmente a misurare il numero di progetti di innovazione sociale finanziati, che però vuol dire tutto o niente, è difficile individuare proprio gli elementi da monitorare proprio per questa varietà dei progetti che poi durante l'attuazione ci si può trovare di fronte. Qui vi ho portato un interessante progetto finanziato da Horizon 2020 che ha tutta un'appendice molto interessante che ha elaborato un manuale per la valutazione delle azioni di innovazione sociale dedicato alle aree in via di spopolamento, ma chiaramente ugualmente utilizzabile per progetti di innovazione sociale anche in altri ambiti, e che ha appunto un'appendice molto interessante con tutta una serie di indicatori che possono essere presi, diciamo, a esempio proprio per costruire indicatori, per andare poi a valutare i progetti. Come dicevo, appunto, c'è una lunga lista di indicatori che vanno dalla risposta ai cambiamenti sociali, a risultati nel benessere sociale, al coinvolgimento della società civile e alla innovatività dei progetti, che possono essere presi a esempio proprio per andare a costruire e poi un sistema di indicatori per valutare le azioni di innovazione sociale. Io ho finito, mi dispiace che ho dovuto correre un po', vediamo un po' se riesco a interrompere la condivisione. Ho 10 minuti di tempo e sono disponibile assolutamente per alcune domande. Mi dispiace di aver corso un po', però appunto spero di poter chiarire qualche curiosità. Grazie Teca. Non so se ci sono delle domande, se vi volete prenotare, insomma, poi potete prendere la parola, insomma. Guarda, allora io ne approfitto, insomma, così scegliamo anche un po' il ghiaccio, i minuti iniziali sono sempre quelli di imbarazzo, no? Per tutti quanti. No, Tecla, io penso che la carrellata di esperienze che tu hai riportato, ora ti do un po' delle riflessioni così a caldo, no? Quello che subito mi viene in mente, e intanto è un ringraziamento per questa restituzione che tu ci hai dato e per una mappatura anche concettuale di che cos'è l'innovazione e come si fa l'innovazione. Ho apprezzato nelle esperienze che tu hai riportato una cosa importante. Noi abbiamo la cattiva abitudine, e questo mi assumo la responsabilità scientifica di quello che sto dicendo, e anche un'accademica, noi abbiamo la cattiva abitudine di pensare alle politiche di welfare o di pensare ad azioni di politiche di welfare solo associandole, questo lo ribadisco anche spesso durante i corsi, durante le mie formazioni, associandole solo a welfare, azioni di bisogno, cioè una restituzione che poi in realtà la storia
la normativa ci impone anche ad avere questo tipo di pensiero. In realtà l'innovazione sociale, per quanto non sia, non so poi tu che cosa ne pensi o che restituzione mi puoi dare su questo punto, per quanto dal punto di vista normativo l'innovazione sociale non è ben codificata in Italia, no? Però comunque la ritroviamo all'interno dei piani. In realtà è una porta d'ingresso a pensare al welfare non più in termini solo ed esclusivamente di risposta ai bisogni, ma in termini totalmente propositivi, in termini soprattutto di opportunità. La vera sfida dell'innovazione sociale, sia in quella precedente, ma ancora di più nella 21-27, quella che tu ci hai ben insomma rimarcato, è l'azione di coprogettazione, l'azione di saper fare rete all'interno del territorio, che questa in realtà è la vera sfida, perché noi parliamo di innovazione, ma una delle difficoltà per chi insomma poi fa valutazione, per chi fa progettazione, per noi che ci occupiamo di progettazione e valutazione del territorio, è comprendere quanto è difficile oggi, anche se questa cultura si sta un po' modificando, quanto sia difficile però fare creare delle aggregazioni, creare delle reti, perché comunque la vision o comunque il modo di pensare, il modus operandi, no, del pubblico e del privato non sono, spesso non convergono, e bisogna trovare dei punti di connessione. Quindi questa in realtà è la vera sfida. E l'altra sfida dell'innovazione sociale è soprattutto quella di parlare di welfare e di applicare azioni che non rispondano solo a categorie necessariamente di bisogno. Quindi usciamo un po' dalla logica sempre del bisogno, ma entrare invece nella logica di un welfare che crea delle opportunità, e quindi si vede anche da un punto di vista sociale il bisogno sotto una categoria concettuale completamente differente. Non so se tu, in base anche alle tue esperienze, a quello che tu hai visto nelle valutazioni, puoi insomma il tuo pensiero può un po' convergere col mio, perché poi una difficoltà di chi progetta, questo lo dico spesso, non fossilizziamoci sulle categorie in emergenza, cioè che necessariamente hanno bisogno di un supporto, ma saper creare delle risorse. Ecco, questo un po' è la vera sfida, secondo me, dell'innovazione sociale. Oltre al fatto che sei stata, anche se con i tempi stretti, sei stata molto chiara e ci hai dato un bel riscontro, insomma, di che cos'è poi l'innovazione sociale, e soprattutto la parte sugli indicatori è quella che poi racchiude bene che cosa dobbiamo osservare quando parliamo di innovazione. E poi scusami, magari probabilmente mi verrà qualche altra domanda, quindi io ne approfitto oggi perché sei qui. Quindi grazie. No, grazie mille veramente della tua domanda, che diciamo più che una domanda è stato un chiarimento, un'integrazione a quello che ho detto io. Sì, effettivamente quello che io vi ho detto, partendo dalla definizione, no, del Fondo Sociale Plus, che ne dà il Fondo Sociale Plus, l'aspetto più interessante dell'innovazione sociale, certo, è sicuramente il rispondere a bisogni sociali attraverso mezzi, prodotti, e modelli, pratiche, ma quello che è molto più interessante, almeno dal mio punto di vista, è proprio questo creare nuove relazioni e nuove collaborazioni, come hai detto tu, nuove opportunità che vanno al di là della risposta reale o meno al bisogno, che è sicuramente importante, e quello che è ancora più importante è che sono proprio processi che creano delle nuove opportunità, e quindi questo è veramente quello che mi ha sempre, opportunità che vanno, diciamo, che sono nuove opportunità di apprendimento, per esempio per la pubblica amministrazione, nuove opportunità per la società, le comunità che sono coinvolte nel implementare
o dei territori stessi. Ecco. Quindi quello che a me ha sempre molto affascinato e diciamo il valore aggiunto che io ho sempre visto nei progetti di innovazione sociale e hanno fatto sì che sempre più mi interessassi a questo tema e provassi a sostenerlo naturalmente nel ruolo che mi compete, che è quello di accompagnamento delle amministrazioni nell'ambito del sistema delle politiche di coesione. Dove, come hai detto tu, in ambito italiano, ma non è neanche necessario, non è necessario che ci sia una normativa che in qualche modo codifichi l'innovazione sociale. Perché? Perché, anzi, la stessa comunità europea nel provare a definire ha tenuto più larga possibile la definizione senza andare in ambiti specifici proprio per... Perché, come abbiamo visto e avremmo visto meglio se avessi avuto un po' più di tempo o se fossi stata un po' più sintetica, l'innovazione sociale tocca veramente sempre nell'ambito sociale, ma un ambito sociale che va dalla cultura al digitale, ecco, e quindi tocca moltissimi ambiti e è giusto così. Diciamo, la Commissione ha dato tutta una serie di norme inserendo l'innovazione sociale e spingendo gli stati membri a programmare risorse specifiche, tant'è vero che in questa nuova programmazione 21-27 all'articolo 14 la Commissione dà l'opportunità di scegliere come priorità in questa programmazione gli assi che compongono un programma vengono definiti non più assi come nella 14-20 ma priorità e chi nel costruire il programma sceglie di costruire un asse, una priorità dedicata specificatamente all'innovazione sociale, può, e questo proprio per stimolare i progetti di innovazione sociale, può avere un cofinanziamento da parte della Commissione europea fino al 95%, che è molto alto perché tendenzialmente il cofinanziamento della Commissione europea a seconda della categoria di regione comunque si aggira intorno in questa programmazione si aggira al 60% e quindi e due regioni italiane hanno scelto proprio di in questa nuova programmazione 21-27 di dedicare, di avere un asse dedicato e non di trattare come è stato nella programmazione precedente e come sarà in questa nuova programmazione per tutte le altre regioni in modo trasversale, ma invece di dedicare un asse specifico all'innovazione sociale. E quindi diciamo sarà molto importante andare a monitorare in questa nuova programmazione le azioni sia in ambito nazionale sia in ambito regionale, anche perché io ho visto da quello che propongono le regioni l'idea è quella di provare a scalare i progetti che sono stati implementati nella programmazione 14-20 e provare a scalarli su altri territori o diciamo in maniera un po' più ampia e quindi questo rappresenta una bella sfida interessante e una bella sfida anche per i valutatori. Posso fare un'altra domanda, Tecla? Poi taccio, Nicola, me lo consenti? Ma certo. Questa sentiti libera di rispondermi, perché lo so che nella posizione che ricopri è un po' una domanda scomoda. Nel grafico che hai proiettato rispetto alle percentuali sui settori in cui l'innovazione sociale, insomma, è stata azioni di innovazione sociale sono state implementate, nella pubblica amministrazione c'era l'1%. quindi in quel grafico a torta. Ora, no, ma ti fermo su, okay. faccio finire. Va interpretato... Ecco, volevo sapere un po' l'interpretazione di quel grafico lì, in realtà. Sì, no, perché innanzitutto ci sono delle regole molto precise nei fondi strutturali e per cui diciamo che l'innovazione sociale può essere implementata sotto determinati obiettivi, quelli che
sono in questa programmazione 14-20 gli obiettivi tematici che non ci sono più nella programmazione 21-27, sono confluiti negli obiettivi di policy invece di essere 11. Sono 5, ma comunque diciamo sono sempre ambiti di policy e l'innovazione sociale può essere implementata in un ambito specifico di policy, che è quello del fondo sociale, ok? Che copre dalla istruzione alla istruzione e formazione, lavoro, inclusione sociale e cultura, ecco, non mi veniva. Quindi quel 1% che hai visto non è per cattiva volontà, e anzi devi tenere presente che, e questo io lo credo, lo sostengo, ma insomma non sbaglio a dire che secondo me non c'è innovazione sociale se non c'è relazione tra pubblica amministrazione e privato, mettiamola così, per lasciarmi molto ampia, privato va dai cittadini, alla rete del terzo settore, a varie partnership che si possono ed è auspicabile che si creino. E l'amministrazione è sempre coinvolta e, come abbiamo detto, e le valutazioni lo mostrano, spesso uno dei risultati dell'innovazione sociale è proprio quello di un apprendimento istituzionale. Per esempio, una valutazione molto interessante fatta da Ires Piemonte sulla strategia We Care, quella che vi ho presentato della Regione Piemonte, hanno fatto tutta una serie di valutazioni, ma una valutazione è stata proprio sulle reti. E è stato registrato, monitorato che alcuni comuni nel implementare i progetti finanziati da WeCare hanno costituito degli uffici che prima non c'erano. Per esempio, nell'ambito dell'Unione di Comuni della comunità montana della Val di Susa è stato proprio istituito un ufficio dedicato all'innovazione territoriale e è stato non solo costituito un ufficio, ma le risorse sono state prese da diversi settori dell'amministrazione, quindi veramente diciamo c'è questo apprendimento e comunque l'innovazione sociale stimola la diciamo trasformazione della pubblica amministrazione e questo è una delle cose secondo me più interessanti perché effettivamente l'innovazione sociale, la pubblica amministrazione in molti ambiti ha bisogno di adeguarsi alle trasformazioni della società. E un'altra valutazione, proprio mettendosi in rete e in relazione con il territorio. Per esempio, una valutazione fatta a livello della Comunità Europea racconta di come nei progetti di inclusione dei soggetti più svantaggiati, scusate, io uso questa terminologia perché è proprio una terminologia specifica delle politiche di coesione, capisco che comunque in progetti specifici di inclusione sociale e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, l'aver coinvolto da parte della pubblica amministrazione il territorio ha fatto sì che il target a cui si indirizzavano i progetti fosse più focalizzato e meglio raccolto dal progetto. E per esempio un'altra valutazione sempre di cui fatta su azioni di innovazione sociale dalla regione Toscana racconta proprio di come da un diciamo una programmazione a priori dell'intervento che si aspettava di andare a coinvolgere 2.000 partecipanti, l'aver coinvolto poi in un'azione di coprogettazione il territorio e tutta una serie di enti e realtà del territorio abbia permesso non solo di arrivare a focalizzare e meglio il target a cui era indirizzato il progetto, quindi a, non mi viene il termine, ma a meglio prendere proprio le persone giuste a cui
da coinvolgere nel progetto, ma non solo, da 2000 partecipanti che ci si aspettava sono diventati, mi sembra, 2005, proprio perché si è andati, non so, il target era più preciso e più ampio. E quindi, diciamo, è solo mettendosi in rete e in relazione. Ora, esistono degli strumenti molto importanti che sono quelli della coprogettazione, della coprogrammazione, che sono regolati dal codice del terzo settore e poi da tutta una serie di sentenze della Corte Costituzionale che hanno permesso di definire la coprogettazione come, diciamo, un'alternativa altrettanto valida quanto quella degli appalti nell'ambito sociale. E sempre più noi ci aspettiamo, e questo è inserito anche nel nuovo accordo di partenariato che noi abbiamo scritto e che è in via di approvazione definitiva da parte della Commissione, che ci sia sempre più un uso della coprogettazione nell'ambito sociale proprio per costruire politiche più rispondenti ai bisogni, ai territori, ai target, e che poi determinano tutta una serie di valori aggiunti che sono questi che abbiamo detto, no? Nuove opportunità per il territorio, opportunità lavorative, opportunità di apprendimento per il territorio e per la pubblica amministrazione. Grazie. Bene. Grazie Tecla, grazie. Non so se abbiamo già sforato di 8 minuti, quindi immagino che dobbiamo andare verso la conclusione. Tecla, grazie della tua relazione, tutto molto interessante. Non so se ci metterei a disposizione le slide, se è una richiesta. Sono molto pesanti, adesso provo a sapere. Va bene. Sono molto pesanti perché sono tantissime, ma volentieri, per carità, e provo a salvarle, e, certamente. E niente, io solo un'osservazione sugli indicatori, sono assolutamente importanti, è assolutamente importante definire gli indicatori in maniera chiara e individuare gli indicatori più adatti effettivamente a misurare il cambiamento per poter atteso, il cambiamento prodotto dagli interventi anche nel caso dell'innovazione sociale. E niente, quindi direi che, non so, Francesca, volevi aggiungere un'ultima cosa? Relativa. No, sono domande, ecco, insomma, intanto io ringrazio sinceramente Tecla perché è stata una grande opportunità, quindi ti ringrazio per questo momento di confronto e questo momento di apertura che ci hai dato su un tema che è tanto, tanto attuale quanto anche spinoso e innovativo anche per chi poi progetta, per chi valuta, per chi deve avere delle idee da restituire al territorio, perché ricordiamoci che progettare significa anche assumersi la responsabilità di avere delle idee incisive che abbiano un impatto positivo sul territorio, ma soprattutto sostenibile. E io voglio anche approfittare per dire, e quindi Tecla, io in realtà ti ho già corteggiato su questo aspetto, ma lo devo anche restituire adesso alle persone che sono con noi. Ne approfitto anche per dire che noi abbiamo come gruppo tematico politiche sociali il tema della innovatività e il tema anche, la scorsa volta abbiamo affrontato il tema della sostenibilità, lo abbiamo appunto racchiuso all'interno di un panel per il prossimo congresso che si terrà per la prima volta qui a Pescara, di cui io ne sono orgogliosa, ecco, dal 21 al 23 settembre di quest'anno, quindi sarà un'opportunità, insomma, avere il congresso qui e ospitare tutta la comunità dei valutatori qui a Pescara. E abbiamo proprio aperto con Nicola Orlando perché crediamo molto, insomma, che sia importante mettersi intorno a un tavolo e ragionare insieme, continuare a ragionare insieme su quali sono le policy, su qual è il concetto reale di governance che si va a racchiudere quando noi parliamo, a costituire quando noi parliamo di innovazione, ma anche quando parliamo di sostenibilità. Quindi abbiamo deciso di sperimentarci un po' in una sessione, in un panel che troverete appunto sul sito, e se qualcuno è interessato come studioso, come accademico, come libero professionista ad affrontare questo tema e venire a parlare, ecco, sarà libero di presentare un abstract, un lavoro. E spero che Tecla sarà nostra ospite, insomma, in questo nostro nuovo congresso. Io te lo propongo
lo stesso, perché sei uno dei più importanti contributi in questo momento sul tema dell'innovazione, perché sei anche responsabile di un laboratorio proprio all'interno dei nuclei, un laboratorio di innovazione sociale. Quindi non è una cosa, insomma, da tenere sotto un aspetto secondario, perché i laboratori sono delle sperimentazioni e sono un ottimo campo, è un'ottima lente di ingrandimento su che cosa succede, e anche rispetto alla diversità di innovazione sociale all'interno dei percorsi delle territorializzazioni, come prima diceva anche Tecla, fare innovazione ad Amatrice è cosa diversa da fare innovazione a Torino, quindi stiamo attenti, insomma, è un aspetto importante. Io vi ringrazio, spero che per voi sia tutto stato interessante, e spero che ci sarà anche la possibilità di avere un continuum, no, con Tecla su questo argomento. Ringrazio te, Nicola, per l'organizzazione, per il supporto. Tutto, e auguro, chiudiamo i lavori. Grazie Virginia per la regia e tutto quanto, e ringrazio e vi auguro una buona serata a tutti quanti voi. Grazie mille. Grazie Teca, grazie Francesca, grazie Virginia. A voi, grazie a voi. Buona ciao, serata. Grazie, a prestissimo. Buonasera, arrivederci. Buonasera a tutti, grazie a tutti. Buonasera a tutti, grazie. Ciao, ciao, ciao. Tecla, grazie davvero, perché